Buongiorno amici e bentornati anche quest'oggi dentro al mio laboratorio. In questo video non vi presenterò nessun progetto, ma andremo a parlare semplicemente del contest dei 3.000 iscritti. I premi messi in palio su questo contest sono 5. Sono 3 seghe giapponesi, una Ryoba, una Dozuki e una Kataba. Dopodiché ci sarà un set di scalpelli della Stanley e un kit di 3 mini pialle della Rolson in ottone e legno. In questo contest infatti ho voluto promuovere le lavorazioni manuali, quelle che poi mettono la firma su qualsiasi manufatto, e il vincitore potrà sceglierne uno tra questi 5 e poterlo ricevere direttamente a casa sua. Ma andiamo a vedere ora cosa bisogna fare per poter partecipare e per seguire bene questo contest. Prima cosa indispensabile: essere iscritto sul mio canale YouTube, e ti suggerisco anche di spuntare la campanellina in modo che così sarai sempre aggiornato su qualsiasi nuovo progetto io pubblicherò su di esso, e iscriversi anche sui miei canali social Instagram e Facebook. Beh, se sei arrivato fino a questo punto a vedere il video, sicuramente avrai anche già condiviso uno dei miei progetti. Sì, infatti, per partecipare dovrai condividere uno dei miei tanti video presenti all'interno del canale sui tuoi social Instagram o Facebook. Anche questo l'hai già fatto? Beh, allora non ti resta altro che rispondere alle seguenti domande. Mi raccomando, la risposta a queste domande vanno inserite nei commenti solo ed esclusivamente sotto i commenti di questo video. Domanda numero 1. Quanti tipi di coltelli ho utilizzato sulla Dupié nel video dove ho creato gli sportelli a doppia anta? Domanda numero 2. All'interno del video del mobile angolare fatto su misura per la mia cucina ho parlato della quercia rossa, di una sua peculiarità molto particolare. A cosa mi riferisco? Aspetta un secondo, non ti affrettare a rispondere a queste domande. Ti consiglio di guardare bene i video di cui parlavo e di andare a rispondere successivamente. Hai 7 giorni di tempo dalla pubblicazione di questo video per poter rispondere a queste 2 semplici domande. Trascorso questo periodo sarò io personalmente che, tramite il programma YouTube Random, andrò a estrarre il potenziale vincitore e 2 potenziali riserve che interverranno laddove il vincitore non abbia rispettato i requisiti detti finora o abbia risposto in modo errato alle domande. Quindi sarà mia cura verificare che chi ha vinto sia iscritto sul mio canale YouTube, sul mio canale Instagram, sulla mia pagina Facebook e abbia risposto correttamente alle domande poste e abbia condiviso uno dei miei progetti. Una volta verificati tutti questi punti, verrà pubblicato il nome del vincitore nel prossimo video che realizzerò e nominerò vincitore la persona che sarà stata estratta. Quindi mi raccomando, segui anche il prossimo video, perché potresti essere proprio tu quello che si aggiudicherà il premio. Una volta nominato il vincitore, questa persona avrà tempo 7 giorni per potermi comunicare l'indirizzo dove vorrà decidere di ricevere il premio e dovrà dirmi quale dei 5 vorrà ricevere a casa. Se in questo periodo questa persona non si farà viva, entreranno in gioco le 2 riserve e avranno la possibilità di aggiudicarsi il premio in base all'ordine di come sono state estratte, quindi prima il secondo e poi il terzo. Ovviamente anche su di loro verranno effettuate le successive verifiche. Ah, dimenticavo, la spedizione è a carico mio. Quindi ragazzi, che dire, buona fortuna a tutti voi, spero che siate tantissimi a partecipare a questo contest, come lo siete stato anche nei contest precedenti, quindi vi auguro buona fortuna a tutti quanti voi e come sempre alla prossima. Ciao ragazzi!